Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Intanto voglio ringraziare prima di tutto tutte le persone che si sono iscritte e anche tutti quelli che mi seguono invece già da quasi 2 anni ormai. Quindi vi ringrazio, sono veramente molto onorata di questa cosa. Per qualcuno magari sembreranno numeri bassi, per me in realtà siete tantissimi e sono veramente molto molto felice di questo, quindi grazie davvero. Niente, adesso passiamo a quello che vi dovevo dire per il video. Siamo in autunno, siamo finalmente in autunno. L'estate ormai è andata via, è arrivato il frescolino. Questa cosa non è che mi dispiace particolarmente perché non lo so, non è stata un'estate splendida, quindi non mi lascia l'amaro in bocca, insomma, l'arrivo dell'autunno. Comunque, con l'arrivo dell'autunno, io, come tutti gli anni, mi appresto a fare il cambio degli armadi. Una delle cose che però ho più urgenza di mettere in ordine è l'armadio degli accessori per i capelli, soprattutto quelli che utilizzo la mattina per preparare le bambine per andare a scuola. Ogni volta apro il mobile e mi viene un mezzo infarto perché non si capisce più niente. Io avevo messo tutto in ordine, in un cestino gli elastici, in uno le forcine e le applicazioni, nell'altro i cerchietti, tutto era bello in ordine, tutto perfetto, tutto sistemato. Peccato che quest'estate ci è scoppiata dentro una bomba e quindi adesso io la mattina quando vado a fare le code o le trecce o qualsiasi altra cosa alle bambine non trovo mai un tubo di tutto quello che cerco. Quindi ho deciso che questo pomeriggio ci dedichiamo quei 10 minuti giusti a sistemare questa cosa e poi magari in uno dei prossimi video vi farò vedere invece come rimetto in ordine la mia scarpiera. Non l'ho ancora fatto perché sto aspettando un paio di cosine che mi devono arrivare, che fanno parte dei miei regali di compleanno, il mio compleanno che è stato qualche giorno fa, e quindi sto aspettando queste ultime cose per poter inserirle all'interno della scarpiera e lasciare lo spazio giusto per tutto. Quindi andrò a mettere via i sandali e tutte le scarpe aperte, invece tirare fuori tutte le décolleté e le varie sneakers, insomma gli stivaletti, tutto il resto. Comunque questo lo vedremo in un altro video. Oggi ci occupiamo di accessori per capelli. Sì, ci sono anch'io. Questo è il casino che mi si presenta ogni volta che io apro il mobile, cioè non so se notate, c'è anche un cerchietto con le orecchie da coniglio che non fa per niente parte delle cose da mettere per uscire, cioè voglio dire, questa roba magari Rebi la mettiamo via Nelle cose di carnevale. e nelle cose di carnevale, nel scomparto del vostro mobile dove ci sono i travestimenti, Sì. qua in teoria dovrebbero esserci le cose per uscire, adesso tiro fuori tutto e vediamo un po'. Ed ecco a voi il casino. In Allora, persona. noi abbiamo chili di accessori per capelli. Matti, non mi rovesciare le patatine. Matildina! Sì, anche Matildina, con un cerchietto messo al contrario. Lo vuoi mettere? Da Vieni qua. principessa. Perché noi abbiamo, avendo i capelli lunghi, ci servono per tenerli fermi molte. Molte volte. Noi tutti i giorni utilizziamo gli accessori per capelli, sia le bambine che io ogni tanto metto qualcosa, non tutti i giorni, però insomma, loro mi piace che quando vanno a scuola abbiano i capelli ordinati e sistemati, non mi piace averli con i capelli in faccia. Quindi, siccome noi li vendiamo anche, ne approfittiamo ogni volta che arriva qualcosa di nuovo. Cos'hai combinato? Avevo buttato giù le patatine. No, santo cielo, quel povero divano! Alla corvetta. La corvetta, amore, datelo che si sporca il divano, guarda, tutto pieno di briccio. Mannaggia, li pescetti. Con l'arrivo dell'autunno ho optato per elastici con colori un po' meno estivi. Quindi oggi sono andata a recuperare questi, che sono dei semplici elastici in spugna che Rebecca mette praticamente quando va in palestra, un po' tutti i giorni. Questi altri che sono invece Fini. E un po' più fini, questi li uso soprattutto per Matilde soprattutto per quando facciamo le trecce. e quando facciamo le trecce. Questi altri che sono tutti Glitterati. dorati glitterati sui toni del oro, arancio, Arancione. marrone. Poi ho preso questi due che mi piacevano un sacco. Bellissimi. Indovina qual è il più bello secondo me?
Color rosso? Sì. Queste forcine qua. Ne ho preso una sul grigio e una sul rosso. Ho detto che per Natale il rosso ci sta, non deve benissimo. Mancare mai. Queste altre mollettine che sono l'ideale per tenere i ciuffetti che scappano piccoli. Via, perché sono dei piccoli becchi praticamente decorati. E infatti, come piccoli becchi per i capelli di Matilde, che sono veramente pochini, ho preso questi beccucci minuscoli. Non so se la fotocamera riesce a mettere. Con le farfalline. Aspetta, Rebi. Così. Sono dei beccucci. Li ne ho preso di 4 colori diversi. Lilla e rosa, verdi e gialli. Così. Verde. Colore preferito di Matilde, rosa è il mio. Esatto. E invece questo è tutto ciò che abbiamo già. Alcune di queste cose le andremo a buttare, perché poi quando le utilizziamo più sono rotte, sono tipo questo elastico mio che ha perso completamente l'elastico, ormai è rimasta solo la stoffa, quindi ancora è da buttare. Posto eccoli qua come la Papa Troll, non so cosa dire di nuovo, e che sono più felici. Raccontagli un po' di come sta andando l'asilo. Bene, sta andando all'asilo. Abbiamo giocato e ci siamo divertiti. Abbiamo fatto anche la nanna. E ti hanno dato anche il pane. E abbiamo mangiato anche il riso. Wow, ma è un bel posto l'asilo, amore. Sì. Mati, guarda questa di che colore è? Vedete. Forse. No,
Torneremo domani a dire. Abbiamo fatto bene all'asilo. Abbiamo giocato, siamo andati anche a letto. E beh, è andata bene, è andata anche a letto. Ma cosa stai dicendo? Amore, Bebe non va a letto a scuola. E poi si è fatto anche il microfono. Non metterla in bocca. Oh, i amati! Sei pazza! Sei pazza! Tu sei pazza! Ragazzi, lavoro finito. Finalmente. Finalmente. Ci abbiamo messo un pochino. Allora, vi faccio vedere. Qui abbiamo fatto un cestinetto tutto di cerchietti, tutto pieno di cerchietti. I nuovi, i vecchi e quelli di Halloween. Quindi questo è dei cerchiettini. Poi abbiamo fatto un cestinetto tutto di forcine. Forcine e applicazioni in generale, un altro cappello, mamma mia, capelli ovunque, quindi sia le click clack, sia i fiocchetti, le stelline, le forcine e le pinze e i pompon. E i pompon. E poi invece in questa scatolina, che in realtà è degli assorbenti, abbiamo messo le cose veramente minute, quelle che si perderebbero in mezzo a tutto il resto, quindi le forcine veramente piccole e le mini pinzette, in modo che almeno sappiamo che sono qua dentro e non dobbiamo stare a cercare per un'ora e mezza per trovare la coppia soprattutto. Evviva, come io stamattina per trovare gli elastici delle trecce. Poi abbiamo fatto un altro cestinetto con dentro elastici, quelli un po' più grandi. Abbiamo messo sia tutti gli elastici miei fermacoda. Oddio. Matilde. C'è stato un terremoto. Sia fermacoda che gli elastici, come vi dicevo, un pochino più grandi, che gli elasticini, così quelli con le decorazioni da mettere per abbellire code e trecce. Invece gli elasticini, quelli più piccolini, cioè per intenderci questi in stoffa, li ho voluti dividere, perché quando io devo andare a fare, ad esempio come stamattina, le trecce a Rebecca, mi servono due elastici identici, cercando qua in mezzo ci metto mezza giornata, e quindi ho preferito dividerli in modo che almeno adesso ho fatto la prova, dentro il mobile li metterò in questo modo. Quindi sull'alzatina, almeno so che qui dentro trovo tutte le coppie di quelli che sto cercando. Allo stesso modo di prima, utilizzando una delle scatoline, ho messo invece gli elasticini di gomma, quelli che si utilizzano, quelli che si chiamano elastici invisibili. In realtà con questi colori sono molto poco visibili, cioè sono molto visibili, però mi sono comodi per fare determinate acconciature, soprattutto a Matilde che ha i capelli finissimi e non rimangono. Molto, molto non invisibili. Questo è il sacchetto invece delle cose da buttare, quindi elastici rotti, elastici che non tengono più, cerchietti che non tengono una cipallippa. C'era anche un cotton fioc.
In quest'altra scatolina invece, che adesso andrò a chiudere col suo tappo, ho messo le cose stagionali, cioè le cose che utilizziamo prettamente in estate, che quindi adesso in inverno, autunno-inverno, non ci servono più. Quindi tutte le fasce che io utilizzo quando, magari quando andiamo al mare o per fare le pulizie in modo che non mi vada nei capelli in faccia, fiori e fiorellini che usiamo solo in determinati contesti, tipo ai saggi di danza piuttosto che a qualsiasi altra cosa. Ah, ecco, questo lo tengo fuori perché è un fiorellino in lana che io spesso non utilizzo nei capelli, ma utilizzo bensì con la sua spilletta attaccato al cappotto nero quando faccio determinati look, quindi quello rimane fuori. E invece queste altre cose adesso le vado a chiudere, le metterò sempre nel mobile, però nella parte di dietro in cui non ci si arriva, insomma. Sì. E poi invece l'ultima cosa, ho fatto un sacchetto a parte con gli accessori da cerimonia, quindi sono tutte le cose super sbrilluccicose e brillantinate, con le perle, con i brillantini di vari generi, che andiamo a utilizzare quasi esclusivamente quando abbiamo qualche festa o qualche cerimonia, insomma. Non sono cose che mettiamo la mattina per andare a scuola o a fare la spesa, ecco, in quel senso. Quindi magari se usciamo una sera perché abbiamo una festa, magari ce le mettiamo pure, però solitamente utilizziamo tutte le altre cose che abbiamo visto qua. Da questa parte sono rimaste invece alcune cosine nel vassoio, cose che dobbiamo sistemare. Adesso ci prendiamo la colla, l'acqua a caldo, e le sistemiamo. Questi sono dei cerchietti carinissimi, sono in stoffa nera e poi hanno come applicazione una farfallina o un fiorellino di metallo, sempre con gli strass. Questi sono molto carini, solo che purtroppo si sono staccati. Adesso ne approfittiamo per rimetterglieli a posto, vedete, così. E così pure queste altre cose, le forcine a cui si sono staccati gli accessori, insomma. Adesso andiamo a rincollare tutto. E poi abbiamo un altro cerchietto da mettere a posto, con i pompon, che era che è questo, che è nuovo, solo che purtroppo è molto moscio, quindi non tiene i capelli. Allora ho fatto la prova, ho controllato, si stacca il nastro, è praticamente rivestito. Quindi adesso andrò da negozio a prendere un cerchietto semplicissimo, lo rivestiamo e quindi andiamo a riutilizzare praticamente la decorazione che ci piace molto, però su un cerchietto decisamente più valido. Fra gli accessori per i capelli abbiamo anche due aggeggi infernali che io ho acquistato diverso tempo fa, ma sinceramente non ho mai capito come caspita si usano. Ma manco io. Uno è questo. Io adesso chiedo consiglio a voi, se per caso li avete mai visti e mi sapete spiegare. È piegato perché era nella busta. È piegato perché era nella busta, ma anche se allora praticamente lui è dritto così. Io penso che sia una roba del genere, visto che ha due uncini, no? Di quelli per arrotolare la testa. Per arrotolare la testa. Aspettate. Per arrotolare la testa, no, per arrotolare i capelli. Solo che una volta che è chiuso rimane così, voglio dire, si vede, escono queste due cose qua, a qualunque parte tu lo metti si vede questa cosa che esce, cioè, sembra una gallina con questa testa. Probabilmente se si mette per, cioè praticamente tipo la conciatura di Elsa, si fa una treccia e poi quando si deve arrotolare si mette questo coso, credo. Ma rimangono sempre quei due così fuori. Hai ragione. Non ho idea di come si usi, ragazzi. Se qualcuno di voi mi sa spiegare, la barba di carnevale. Perfetto. E l'altra diavoleria è questa. Che io, aspetta, che ti stai inquadrando, non si vede bene. È questa cosa qua. Che io ho preso perché non so fare la treccia che cammina, cioè veramente sono una roba indecente. Ma manco io. E vabbè amore, ma tu c'hai 9 anni, io voglio dire ne ho 36. Non so fare la treccia che cammina, sono un disastro. Ciao Geppetto. E quindi ho comprato...
Com'è che si chiama quello là dei burattini di Pinocchio? Mangia fuoco. Quindi vi dicevo, ho comprato questa roba qua perché mi serviva appunto per fare la treccia che cammina. Peccato che non ho capito come funziona. Cioè, non ho capito se questa cosa deve rimanere all'interno della treccia oppure è una roba che mi serve semplicemente per capire come hanno... Ragazzi, aiutatemi. Datemi un consiglio, non lo so, scrivetemi qualcosa. Perché, boh... Non so come si usa. E quindi vabbè, per il momento queste due diavolerie le metto da parte. Se per caso ricevessi qualche istruzione da parte vostra, le potrò anche utilizzare. Niente, andiamo a rimettere queste cose nell'armadio, va? Ed eccolo qua, il nostro mobiletto risistemato. Quindi, come vi dicevo, qua abbiamo il cestino dei cerchietti, qua abbiamo accessori, forcine e qua gli elastici, e qua sopra invece ho messo gli elastici, quelli più piccolini, con quelli di gomma, e invece in questa scatolina ho messo le cose per sbrilluccicanti, insomma, e quelle due diavolerie che vi ho fatto vedere. E qua a fianco il barattolo con dentro tutte le spazzole e i pettini. Quindi ecco qua, uno dei ripiani del mio armadio, belli ordinati finalmente. Allora, il nostro cerchiettino. Poverino, sembra che abbia i riccioli adesso. Rebi, finisci di sfilarlo. Abbiamo scelto uno di questi semplici per rivestirlo. Speriamo che venga bene. Secondo me però è troppo grosso quello. Vediamo. Perché dici che non basta il tessuto? Vediamo come farlo. Allora, vediamo un po' come fare. Io intanto stacco la colla da qua, mi diverte. Dobbiamo coprire il primo pezzo. Come facciamo a coprire il primo pezzo? Con la colla. Sì, amore mio, grazie al piffero. Con la colla. Con lo scotch. Lo aggiustiamo con lo scotch. Così. Il cerchietto nuovo era troppo lungo per cioè troppo largo per il tessuto che avevamo a disposizione, allora abbiamo pensato di fare quest'altra cosa, un cerchietto speciale. L'abbiamo avvolto alternando, lasciando praticamente un pezzo del cerchietto di sotto a vista in modo che siano solo delle strisce blu e bianche, e l'abbiamo fatto terminare a un certo punto in cui andremo ad applicare Mamma, i pompon. Questo è il nostro tablet. E questo è il nostro tablet. Però ho pensato un'altra cosa. E se noi sotto facessimo anche una specie di fiocchetto? E tablet! Con il tessuto che c'è rimasto, in modo da
amplificare il tutto. l'effetto così. Che dici, Rebi, ti Carina piace? sarebbe così. Intanto continuano ad Eccolo. arrivare messaggi. Intanto continuano ad arrivare messaggi perché noi domani avremo le scuole chiuse, tutte le scuole di ogni ordine e grado perché c'è l'allerta meteo per rischio idrogeologico. Evviva! Per la felicità di Bebe. Ah, santo cielo, ragazzi, noi viviamo così praticamente tutti gli inverni dal 2008. Praticamente dal 2008. Mi ricordo quando io ero in prima elementare che aveva piovuto un giorno e quindi c'era la nostra classe allagata e siamo dovuti andare su. Che c'erano dei banchi belli ma scomodissimi. Ragazzi, l'allerta meteo non è uno scherzo. Adesso i bambini saranno contenti perché non c'è scuola, ma la pericolosità della situazione è alta se arrivano a chiudere la scuola. Allora, Mettiamo la porta a stagna. E certo che mettiamo la porta a stagna, amore. quindi il negozio è chiuso. Vediamo se piove tanto, il negozio rimane chiuso, sì. Così. Andiamo a mettere un altro bel goccio di colla a caldo e applichiamo i pompon. È proprio vero che si chiama una mamma tuttofare. Ti voglio tanto bene, mamma mia. Anche io, stellina mia. Allora, andiamo a togliere tutti i filini di colla a caldo. Ed ecco qua il nostro cerchiettino nuovo nuovo. Fatto con materiale di riciclo. Ok, dammi gli altri due, amore, che gli riapplico le Questi poveri... placchette. Ragazzi, il nostro rimettiamo in ordine e piccolo tutorial sui cerchietti è Finisce qui. finito. No, scusa, amore. È finito il nostro piccolo tutorial e vi ricordiamo di iscrivervi al canale. La mia PR. Lasciateci un like se vi è piaciuto il video. Noi ci vediamo presto. Ciao. Ciao.